nuovo appuntamento con Arte Video, questa produzione di Telegenova. Ci troviamo straordinariamente nello studio di Albissola Superiore del pittore Emilio Beglia. Beglia, grazie per essere con noi. Quando hai iniziato a dipingere? Molto tempo fa, perché è sempre stata un po' una passione. E diciamo, più che altro disegnavo nella gioventù. E poi, quando ho potuto dedicarmi, diciamo, a pieno regime, cioè ho cominciato a fare qualcosa, a dipingere, a andare in campagna. Poi avevo trovato degli amici che avevano la stessa passione e abbiamo trascorso dei bei periodi con amicizia, poi guidati anche da un maestro, Tomber, di Varazze, che era una persona disponibile, cioè che lasciava fare, però nello stesso tempo coglieva le diverse espressioni. E ci trovavamo per esempio a dipingere un bosco, un albero, e poi andavamo a fare estemporanee anche, che era insomma una cosa molto divertente, no? Più o meno con dei risultati qualcheduno, però era una compagnia con tutto quello che consegue di socialità, insomma, di cose. Ecco, Albissola è un paese molto particolare per il pittore, per chi ama l'arte, per le conoscenze che dall'inizio, che dal Novecento, insomma, qua si sono viste. In età molto giovane ho avuto modo di tenere la contabilità di una ditta di Salino, era Salino ai suoi tempi, perciò sono stato a contatto con diversi artisti, Sabatelli in primo, che andava a prendere le ore, che era un po' un matacchione, poi anche Fontana, Bruggini, poi Ravano di Varazze, che faceva l'antico Savona. Addirittura c'era nella fabbrica, che erano molto amanti dell'arte, perché era diretta da Tortarolo, Bianco soprannome, era anche diretta da Gersi Umberto, Binello. E poi successivamente sono entrati dei signori di Milano che hanno molto incrementato, erano appassionati della ceramica. Posso dire che c'erano i tre studi vicini, Ravano, De Salvo, e avevo l'ufficio vicino e ogni tanto andavo a dare un'occhiata. Non è che allora... Però mi piaceva, perché vedevo l'abilità, l'ingegno. C'era Bevilacqua che faceva dei putti bellissimi. Invece Ravano aveva uno stile più marcato, più deciso, però molto bello. Parliamo adesso del suo stile, no? Parliamo adesso dei suoi quadri. C'è molta natura in questi quadri, c'è molto paesaggio intanto in questi che vediamo nel suo studio. Sì. Ho dipinto in questi anni, che adesso saranno una trentina, di tutto. Non so, ho copiato anche dai grandi delle volte, magari un momento che non si sa e si ammira queste persone, no? Allora viene proprio la voglia, sempre sapendo di non poter arrivare a quei livelli. Ecco, nei suoi quadri c'è la campagna, ma ci sono anche le marine, no? C'è anche il mare, naturalmente. C'è anche il mare, sì, senz'altro, le marine, le barche, che poi era una specialità un po' del gruppo. Avevamo dei sistemi anche per disegnarle prima di Come facevate? Ma è un segreto, guardi, no? No, un segreto di Pulcinella magari, perché... Però c'era con delle croci che si dovevano unire, no? E tutte quelle cosette lì imparavamo uno dall'altro. Ci sono dei colori che lei preferisce, dei colori che dominano i suoi quadri? Violetto, azzurro, questo sì. Quel colore è proprio violetto.
Non lo so, c'è un particolare. Ma nella sua vita artistica, il suo modo di dipingere è cambiato? Come si è evoluto? Sì. E io, guardando i quadri che ho fatto all'inizio, trovo quasi che sono andato indietro, perché avevo una voglia di fare, una spontaneità, no? Che si vede, un entusiasmo, e anche l'entusiasmo si vede nei quadri, no? No, come in tutto. Sì, poi forse ho imparato un po' di mestiere. Delle volte sì, capita che quell'entusiasmo mi prende nonostante tutto. E allora riesco a fare qualcosa di diverso, magari più o meno bello, insomma, perché io però che mi soddisfo. Ecco. Quali sono le tecniche? Lei dipinge a olio preferibilmente? Sì, a olio. Sempre dipinto a olio? Sì, non sempre, perché facevo, diciamo, al Teatro Don Latale Leone, facevo le scene per il teatro, cioè dipingevo sulle tavole, sui muri. Allora lì si dipinge con della terra sciolta, è diverso. Però ho imparato molto, e poi era molto bello, perché poi facevano le commedie e sullo sfondo lontano sembrava una realtà, che difatti insomma sono stato apprezzato. E comunque mi sembra di vedere anche i quadri nel suo studio, che sono di dimensioni, insomma, ci sono quadri anche di grandi dimensioni, insomma, lei che ha fatto queste scenografie ha portato le grandi dimensioni anche nei suoi quadri. Sì, di solito sono medie, sono però delle volte mi viene da, non so, di fare una cosa un pochino più. Ci sono molti gialli nel quadro, in questo quadro che lei ha indicato, sì. Questo dietro. Sì. Guardi, io i colori le combino quasi automaticamente, no? Non sto tanto, mi fa piacere di che vada bene, poi tutte le cose vengono, insomma, pian piano, e le basi ci vogliono. Però poi si può anche trasgredire un certo i limiti, no? Quindi c'è anche, vabbè, la trasgressione, insomma, usa ad opera questa parola. Qualche volta si dice, non dovevo farlo, l'ho fatto. Per esempio qua c'è un gruppo di amici, saranno anche un po', non so, che eravamo a una cena, questa per sottolineare l'entusiasmo, eravamo insieme, c'erano due professori dell'artistico che ci seguivano anche, perché anche ho avuto un'esperienza anche lì a Savona, la Società di Misericordia, che avevamo fatto un bel gruppo, molto affiatato, e c'era il professor Pauletti che ci dava lezione di arte, storia dell'arte, certo. Che per me era piacevolissima, perché ero un po' digiuno. E allora, cosa l'ha colpita? Cosa la colpiva della storia dell'arte? Cosa le piaceva della storia dell'arte? Insomma, queste botteghe, queste, proprio imparare la gavetta per quelli che venivano su, che delle volte, ma era superiore l'allievo del maestro, diciamo, perché c'era il genio, per te quelle cose lì. Comunque, invece di scattare una foto, lei ha dipinto un quadro, insomma, in questo caso. Si fa anche delle cose a memoria, insomma, che uno le viene in mente una cosa, la fa così. Una... E il mare come si dipinge? Perché tanti artisti, no, in Liguria, soprattutto in Liguria, sono misurati con il mare. Sì. Il mare è difficile, come si dipinge? È difficile tutto. Però il mare specialmente, sì, perché insomma, ognuno ha il suo sistema, insomma, c'è bisogno di allontanarlo dalle diciamo, prospettiva, no? Cioè, man mano avvicinare sempre i colori, sul mare c'è i riflessi, che poi sono molto importanti, sull'acqua. L'acqua è una cosa, diciamo,
straordinaria, perché c'ha i riflessi del sole, delle nuvole, delle tutte quelle cose che possono attrarre. È difficile comunque, no? No, è difficile, sì, è difficile, e tante volte non ci si riesce. Senta, lei ha visto lavorare tanti colleghi, tanti pittori, poi sono diventati maestri, mi parlava prima di Lucio Fontana. Che impressione le facevano questi grandi della pittura italiana? Questi grandi non erano più che altro della pittura, erano anche della scultura, sì, erano grandi nel senso che erano un po' anche un po' disperati, un po'. E allora lavoravano, poi lasciavano un pezzo, e insomma tante cose, tanti ricordi, perché io ho un ricordo di Fontana, mi aveva colpito perché era più signore, più democratico, nel senso che dava confidenza a tutti nella sua signorilità, era un signore. Lucio Fontana, un uomo di mondo, insomma. Molto. Fontana l'aveva colpita in modo particolare, Lucio Fontana. Sì, e adesso non capivo ancora il valore che poteva avere quella persona, però so che una volta faceva i portoni, cioè i portoni delle chiese, e era andato due volte, mi sembra, con Gerzi Binello, che era proprietario e molto un valido ceramista al 100%, e se l'era portato dietro per fare questi portali di cattedrali, insomma Fontana non è, era già Fontana, non si parlava ancora dei tagli, però insomma era una persona. Personaggio, perché in tutte le sue manifestazioni. Poi cosa c'è di lei nei suoi quadri? Che cosa vuole trasmettere nei suoi quadri? Non lo so. Vorrei trasmettere, io in fondo sono una persona serena, in fondo, con alti e bassi. Forse, non so, trasmettere una cosa piacevole, una cosa che possa far bene agli occhi, è questo. Poi tutto il resto delle volte si riesce, delle volte no. Albisola è stata importante, no, per la crescita di un artista, di un pittore, di un ceramista, insomma è stata una cittadina straordinaria. Era una terra di pittori, io seguivo sempre un pittore che poi è stato anche immortalato da Caldanzano, da grande Caldanzano di Savona, e io mi fermavo anche ore a vederlo, perché lui dipingeva dalla mattina alla sera su una panchina, e poi sì, e ho scritto anche qualcosa su questa persona, perché mi è rimasta un po'. Ecco, amava la pittura questa persona. Ecco. Allora io direi di parlare nella seconda parte della nostra intervista d'arte video dei suoi scritti. In questa prima parte abbiamo parlato dei quadri, dei suoi quadri nel suo studio. Nella seconda parte quindi possiamo parlare anche dei suoi scritti. Una brevissima pausa ad arte video, ci ritroviamo tra qualche minuto.